Ben ritrovati con il nostro Fatto del Giorno. Oggi ci occupiamo di molestie sul lavoro ai danni delle donne. Il dossier che è stato presentato dall'Istat restituisce cifre davvero sconcertanti. Quasi 2 milioni di donne sul posto di lavoro almeno una volta nella vita hanno subito molestie a sfondo sessuale. Un numero decisamente enorme e sicuramente intollerabile. E se si è registrata una diminuzione negli ultimi 2 anni è stato solo grazie alla pandemia, perché come sapete c'è stato il lockdown e il ricorso massiccio allo smart working, ma c'è un altro dato che sconcerta: ancora bassissima la percentuale di donne che denunciano, solo 2 donne su 10 hanno trovato il coraggio di ribellarsi. Ovviamente sono le più giovani, tra i 15 e i 24 anni, quelle maggiormente oggetto di molestie, ma sono anche le più fragili, possiamo dire, e come minori garanzie sul posto di lavoro, quindi alla fine più facili da ricattare, preferiscono tacere e sopportare pur di non perdere un contratto, una posizione lavorativa o una promozione. Per approfondire questa problematica abbiamo in collegamento l'avvocato Stefania De Martino, che è un'esperta di politiche di genere. Intanto, avvocato, ben ritrovata e grazie come sempre per la sua disponibilità. Secondo il dossier Istat, 2 milioni di donne sono state molestate sul lavoro, come dicevamo, un numero sicuramente enorme, solo lo smart working, è stato detto, ha consentito di ridurre questi casi. A suo giudizio, che segnale è, avvocato? È un segnale terribile. Intanto grazie come sempre per l'invito e per la fiducia che riponete nelle mie brevi osservazioni, brevi non sempre. È un dato terribile, è un dato difficile da leggere, se non con quella guerra di potere di cui noi qualche volta ne abbiamo già parlato. Abbiamo un mondo maschile che cerca di tenere strette le proprie poltrone e vede questo mondo femminile invece che incede. Perché sul posto di lavoro? Perché, diciamocelo, siamo delle giovani come lavoratrici, nel senso temporale, non nel senso di età. Siamo giovani perché lavoriamo forse la verità è dal primo dopoguerra, è un secolo che lavoriamo, è un secolo storicamente, culturalmente, socialmente, è un tempo molto limitato. Gli uomini non sono abituati, non vogliono essere abituati geneticamente a confrontarsi con il mondo femminile, e quindi è una guerra di potere tra quello maschile e quello femminile. Non c'è un'altra lettura. Ecco, intanto, avvocato, appena 2 donne su 10 denunciano e il 70% non sa a chi rivolgersi. Perché questo silenzio, secondo lei? Perché non è facile denunciare. Guardi, io proprio in questo periodo sto seguendo 2 donne, con tante risorse, con risorse economiche, con risorse intellettive, con risorse familiari. Io di solito sono abituata ad affrontare delle donne che non hanno tante risorse, quindi per me è difficile anche, come dire, insistere affinché denuncino e si affidino completamente, praticamente si devono affidare completamente a me. Se io dico guardate, dopo la denuncia vi posso mettere in protezione in una casa, eccetera. E invece queste donne hanno tutto, avrebbero la possibilità di prendere un aereo, andarsene per un anno e mettersi in salvo, mettere in salvo i minori, però non lo fanno. Perché non lo fanno? Perché non è facile. Non è facile bussare alla porta di una stazione dei carabinieri e dire guardate, io ho un uomo a fianco da 5, 6, 7 anni, non fa differenza, perché basta anche solo un giorno di molestie che diventa tutto insopportabile. Non è facile. E poi l'altra lettura, che è quella più banale, però permettetemela, è che le donne quando vengono maltrattate vengono svuotate, depauperate di ogni forza psicologica, emotiva e di ogni potere di scelta. E quindi scegliere di cambiare vita, di andare dai carabinieri, non è facile.
Ecco, sicuramente tornando alla questione del lavoro, si incide probabilmente sulla difficoltà che vivono le donne la precarietà del posto di lavoro. Ecco, questa condizione di debolezza secondo lei è determinante e in qualche modo le donne sono costrette a subire dei veri e propri ricatti in alcuni casi? Guardi, glielo dicevo prima, direttore. È così, ma non è così, nel senso che ho due donne che hanno delle condizioni economiche migliori di quelle dei loro compagni e nonostante ciò non denunciano. Quindi è vero che ci sono dei casi in cui la violenza economica è forte ed è incisiva, ma ce ne sono altrettanti invece che non c'è una spiegazione. La verità è che se si è pronti nel denunciare lo si può fare, anche senza nessuna risorsa. Ecco, in America, avvocato, il MeToo, il movimento femminile delle donne molestate, in particolare nel mondo dello spettacolo, ha segnato, se vogliamo, una svolta. Perché secondo lei, avvocato, in Italia questo movimento sostanzialmente non ha attecchito? Non ha attecchito perché gli americani sanno fare squadra. Noi guardiamo ognuno il proprio orticello. In America hanno questa giurisprudenza, no? Che diventa forte, che si coalizzano, che organizzano dei veri e propri trust e iniziano delle battaglie legali. In Italia abbiamo l'individualismo che è predominante ed è anche la paura poi di far emergere e di scoperchiare il vaso di Pandora. Io a volte sento delle attrici che dicono: a me non è mai successo. Io ci credo poco, perché quello che è successo in America è veramente come scoprire l'acqua calda, lo sappiamo tutti e lo sanno tutti. È un metodo che deve finire e soprattutto bisogna che le donne capiscano che si può lavorare senza raggiungere i compromessi e che qualora ci siano delle situazioni spiacevoli non fa nulla che in quel momento si perde quel lavoro. Con dignità si può lavorare meglio, si può lavorare altrove. È un messaggio che deve arrivare anche a noi donne. Ecco, avvocato, dalla violenza allo stalking ci sono le nuove norme, c'è stato il codice rosso. Insomma, che risultati stanno dando queste nuove normative, soprattutto sul fronte della prevenzione, secondo lei? Allora, guardi, la verità è che più che le normative, che vanno sempre bene perché coprono dei vuoti normativi, come lo stalking è stata un'operazione magistrale, era veramente un vuoto legislativo che andava coperto, così come il codice rosso, che è un codice di emergenza, lo dice la parola. Vanno bene e dovrebbero andare ancora meglio, perché essendo sempre normative di emergenza, poi portano sempre delle problematiche, quindi vanno bene, ma soprattutto vanno rivisti e vanno programmati gli interventi legislativi sulla questione del femminile, devono essere come quelli sulla mafia, vanno programmati, non è possibile lavorare in emergenza su ogni reato. Certo. Ecco, avvocato, intanto tornando alla questione della violenza sulle donne, un argomento soprattutto di carattere culturale, è necessaria una svolta da questo punto di vista, ma parlando invece delle molestie sul lavoro, c'è chi sollecita dei corsi di formazione nelle aziende, però mi pare che queste iniziative non sempre hanno funzionato, non hanno dato i risultati sperati. Allora, guardi, lo dicevo prima, le situazioni normative vanno programmate. Non si può prevedere di lavorare nel mondo della violenza in modo così sporadico. È impossibile e non lo possiamo fare. Allora, c'è il problema dei femminicidi, mettiamo nelle scuole l'educazione al sentimento. C'è il problema dello stalking, allora facciamo dei corsi di formazione all'interno delle aziende. Bisogna programmare bene e a lungo termine. Non bisogna intervenire soltanto
quando emerge, per fortuna e grazie a voi, questi casi emergono a livello di cronaca. Bisogna programmare e prevenire. Prevenire significa dare gli strumenti a tutte le parti, dare gli strumenti agli uomini e dare gli strumenti alle donne, dare gli strumenti culturali, come diceva lei, sia agli uomini che alle donne, giuridici ad entrambi, e soprattutto la possibilità di sapere dove e quando si va a denunciare. E che cosa succede? Perché le donne hanno bisogno di essere informate, perché spesso sono bloccate solo ed esclusivamente dalla paura. E la paura viene data dalla non conoscenza, ovviamente. È questa sicuramente la strada da percorrere. Grazie Avvocato Stefania De Martino per questo intervento, per questa testimonianza di grande competenza, sempre molto significativa. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, come abbiamo sempre concluso. Bene, grazie. Abbiamo concluso. In regia per noi Michele Urciullo. Grazie a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento con il canale 16 8 Channel. Arrivederci.